Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo video. Mi mancava dirlo. Non so se avete visto i miei occhiali nuovi, però io li sto mando, vi giuro. Cioè, sono tanto felice di averli acquistati. Sono qui perché da poco sono tornata da New York. È stato un viaggio bellissimo, ma in questo video non parlerò del viaggio, ma di quello che ho comprato nel viaggio, perché volevo fare un altro video successivamente in cui parlerò del viaggio in sé e di quello che può trasmettere un viaggio simile, dell'agenzia con cui ho fatto il viaggio, tutte queste cose un po' più tecniche e sentimentali, ne parlerò di un altro video. Ma siccome devo sistemare tutte le cose che ho comprato e prima di sistemarle volevo fare il video dei miei acquisti, ho detto prima faccio questo e poi faccio in seguito gli altri due, perché ci saranno altri due video dedicati a questo viaggio che mi ha lasciato tantissimo. Vabbè, comunque, iniziamo dagli acquisti. Voi sapete che comunque a New York ci sono tantissimi negozi e io ero così, ho detto no, non posso non comprare queste cose, cioè nel senso chissà quando ci tornerò, quindi cogli l'attimo, Chiara, cogli l'attimo. Tipo sono entrata da Sephora con Filippo. Filippo è il mio diavolo, perché magari da qui ho l'angelo, no Chiara, non ti servono queste cose. E dall'altro lato c'era Filippo, che è il mio migliore amico, che ormai conoscete, penso, che in pratica ama il make-up, ama tutte le marche, conosce tutte le marche di make-up. E in pratica ogni volta che entravamo da Sephora c'era lui che: questo è bellissimo, non lo trovi più da nessuna parte, Chiara. Poi spuntava dall'altro lato: questo veramente è fantastico, guarda che texture. E quindi lui era il mio diavolo, che tentatore, che mi faceva comprare le cose. Grazie Filippo. E inizierei proprio dal make-up. Ho messo tutto quello che ho comprato di make-up in questo zainetto che mi hanno dato al college. Sono stata al Manhattan College, che si trova appunto a New York, nella zona del Bronx, quindi una delle zone diciamo più conosciute per essere le zone peggiori di New York. Però io ero tanto tanto felice di stare lì, perché ho vissuto un po' la New York vera, cioè non solo Times Square, Statua della Libertà, ma ho comprato due cose da Sephora. Ho preso questa tinta, ora ve la faccio vedere meglio, perfetto. Huda Beauty è una marca di trucchi davvero molto valida, fanno trucchi davvero, cioè nel senso come marca di make-up è molto molto bella. Questa tinta l'ho già provata un giorno e fidatevi, resta tantissimo, l'effetto che dà è bellissimo. Questo è il colore, si chiama Trendsetter. Poi ho preso questo fissante della collezione Peach di Too Faced, che in pratica in Italia non c'è tutta la collezione, ci sono solo alcune cose. E lì ho trovato questo fissante che è la versione mini, perché comunque io non lo userò tantissime volte, cioè il fissante lo uso solo quando faccio dei trucchi davvero elaborati. Per esempio oggi ho messo solo il mascara e si vede dalla mia faccia devastata. E in pratica comunque questo lo userò solo quando farò trucchi elaborati. E niente, è in pratica un fissante che rende il trucco matte, cioè nel senso mattifica, mattifica? Vabbè, insomma rende il trucco più matte e lo fa durare di più. Eccolo qua. A parte il packaging che è bellissimo, amato, cioè nel senso l'ho amato perché lascia nel viso un odore di pesca assurdo. Ma andiamo avanti con altri due prodotti, che sono uno di Anastasia Beverly Hills, che in Italia non si trova dovunque, almeno qui nella mia città non c'è, e quindi io sono arrivata lì, ho visto tutto questo stand, tra l'altro da Sephora a New York ci sono un sacco di marche tipo Tarte, Nars, insomma tutte marche che comunque non sono reperibili dovunque. E ho preso questo bronzer che mi ha consigliato Filippo, perché l'ha preso prima lui, poi me l'ha fatto provare il giorno dopo ed è assurdo, raga. Cioè voi ne mettete pochissimo nel pennello, fate una, cioè fate giusto così e vi lascia un colore bellissimo, quindi io ve lo consiglio tantissimo. Vorrei essere un po' qui a poco. Il packaging è molto basic, è nero con la scritta Anastasia Beverly Hills. E poi qui appunto questo è il bronzer, che secondo me per l'estate è perfetto, a parte lo specchio, per l'estate è perfetto. Si può ordinare online, quindi tutte le cose che vi sto facendo vedere sono reperibili facilmente online. È un ombretto liquido molto molto speciale, perché a parte che è della marca Stila, anche questa che non c'è in Italia, però su internet è sempre reperibile. Ho comprato
creato questo appunto ombretto in stick, che è un ombretto che appunto per una serata speciale, per un qualche compleanno speciale, il colore è molto particolare. Adesso vi faccio vedere, perché lascia dei pigmenti di brillantini, lascia dei pigmenti brillantinati negli occhi assurdi. Come vedete, questo oro tendente a rosa, che fa impazzire, soprattutto sugli occhi verdi, marroni, sta davvero, davvero molto bene. Ovviamente, mentre vi faccio il video, mia mamma parla al telefono con la Vodafone, divertente. E quindi questo è stato un altro acquisto di make-up. Ultimo acquisto di make-up, vi giuro che è l'ultimo, che ho comprato l'ultimo giorno, perché mi sono ritrovata senza mascara e quindi ho detto vabbè, proviamo questa marca, anche questa che in Italia non c'è. Si chiama Milk ed è una marca, comunque, se non sbaglio, di trucchi anche vegani, biologici, una cosa del genere. Questo mascara ha una particolarità, perché è fatto con olio di cannabis. E io tipo sono rimasta così, ho detto no, lo devo per forza comprare. Aspettate un attimo, giuro, ce la farò, giuro, ok. È argentato con la scritta Milk. Eccolo qua. E poi qua è fatto in questo modo. E il mascara in sé, cioè, è normalissimo. Poi insomma lo aprite ed è fatto così. Quindi ha un applicatore davvero enorme. È una cosa che mi piace tantissimo, perché prende tutte le ciglia, le fa davvero spettacolari. È la cosa che è fatta con questo olio di cannabis, che lo rende più più facilmente estendibile nelle ciglia. Ma chiudendo il reparto trucchi, giuro, ho finito, andiamo a vestiti. Sono andata in un negozio che si chiama American Eagle, che ho scoperto da poco, perché l'ho scoperto lì mentre ero a New York. In realtà l'avevo già sentito dire, ma... E ho comprato questa canotta, che è particolarissima, perché è fatta in questo modo, appunto, tipo... Cioè, ha questa fantasia che non so spiegare, tipo cielo rosa, non lo so spiegare, nuvole, non lo so. Ma la cosa che a me fa impazzire di più è questo dettaglio qui, la parte, diciamo, con i laccetti incrociati. È la marca, se volete, insomma, acquistare online, così capite qual è il logo. E mi piace tantissimo. Siccome in quel negozio c'erano le cose, diciamo, divise in colori, ho trovato anche questo top, che in realtà è un top semplicissimo, nel senso è semplicemente un top, così, proprio top, senza spalline, senza niente, però io ho amato questo colore. Questi due insieme stavano davvero, davvero molto bene. E quindi ho preso anche questo top, sempre da American Eagle, davvero bello. Poi nel college, dove alloggiavo, c'era un Manhattan Shop, cioè appunto lo shop del college, e ho preso una felpa che avete visto sicuramente nelle mie storie. È semplicissima, è una crop sweatshirt, quindi una felpa appunto a top, con qui un laccetto nel collo e qua la scritta Manhattan College da Hollister, che appunto c'erano i saldi, ho detto devo comprare qualcosa. Ho preso questa maglia, che è molto 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 carina, è fatta con questi colori, mi sanno di estate tantissimo. L'ho presa a $12, quindi è ovvero poco. Quindi c'è il lilla e rosa con la scritta Hollister e ovviamente il logo. E poi ho preso questi pantaloncini, scusate la voce, sono raffreddatissima, non ve l'ho detto prima. Comunque, ho preso dei pantaloncini, voi non so se lo sapete, ma io amo i pantaloncini in cotone l'estate, preferisco quelli in cotone piuttosto che quelli a jeans. E quindi ho preso questi pantaloncini, che io userò anche per uscire, non mi frega se sono più per il mare o cose del genere. Io li amo, questi tipi di pantaloncini così. E appunto hanno questa fantasia molto mare, non lo so, sempre questo tipo di fantasia. Ho preso tutto di questa fantasia. E qui hanno appunto il logo della Hollister e sono fatti così. Avanti, poi sono andata da Adidas, che a New York era tipo enorme. Io ero tipo, cosa sta succedendo? Cioè, era quanto un centro commerciale che c'è qui. E ho preso una maglia, che è questa qui. Voi direte, perché tu compri le maglie maschili? Non lo so, ma mi piaceva davvero tantissimo, con la scritta United States of America, è il logo dell'Adidas, e mi piaceva perché mi stava, cioè mi sta enorme, però proprio perché mi sta enorme io la amo.
Poi sono andata da Pandora, siccome io ho deciso che ogni posto che visiterò comprerò uno charm, non potevo non prendere quello di New York, e quindi ho preso uno charm appunto che mi ricordi di questa vacanza, perché lo volevo comunque un ricordo sempre con me nel mio polso. Ho preso questo che è la Statua della Libertà. E mi sembrava, diciamo, il più caratteristico per riassumere in breve questa vacanza. Poi ho preso da Gap ho preso un cappello, e io non prendo mai cappelli, quindi per aver preso un cappello deve essere davvero molto molto bello. No, nel senso, non è che è bello, però è un cappello che, diciamo, non mi sta proprio male come tutti gli altri. Ecco, questo è il cappello ed è bianco con una scritta Gap, e la cosa che mi piace di più è questa parte in velluto di questo marroncino, che secondo me col blu e il bianco sta davvero davvero molto molto bene. Poi sono andata da Abercrombie e ho preso due cose che adesso vi faccio vedere. In realtà una è un po' più invernale, invece l'altra si può benissimo utilizzare adesso. Appunto, ho preso una t-shirt bianca con la scritta Abercrombie & Fitch, semplicissima. L'ho presa così, bianca con la scritta blu, per abbinarla a questa tuta. Io non ho moltissimi pantaloni da tuta, pantaloni comodi, però questa l'ho amata, appunto è blu e io amo il blu. Però purtroppo è un colore molto difficile da abbinare, quindi se tu compri qualcosa di blu devi trovarci per forza qualcosa da abbinarci, perché un blu è un colore un po' più particolare, diciamo. E appunto questa è la tuta, che è normalissima, con la scritta Abercrombie, e niente, mi piaceva, però questa appunto la utilizzerò quando inizierà la scuola, insomma, e ne avrò più necessità. Vi ho detto appunto che amo i pantaloncini di cotone. Infatti quando sono andata da Pink, da Victoria's Secret Pink, che c'è il reparto sportivo, ho preso questi pantaloncini che io amo davvero tantissimo. Sono dei pantaloncini normalissimi neri, con la scritta Pink qui e il logo di Victoria's Secret. Io li ho amati perché comunque sono comodissimi, e poi io amo Victoria's Secret, come vedete, cioè mi terrò per sempre il sacchettino. Poi sono stata all'Hard Rock Café, quindi quello di New York ha un sacco di ricordi dentro, di persone importanti che hanno fatto la storia della musica, e mi sono emozionata tantissimo a stare lì dentro e volevo assolutamente un ricordo di quella giornata. E quindi, siccome non ho mai preso una felpa dell'Hard Rock, ho preso la felpa classica di New York. Non volevo essere così scontata, però mi piaceva tantissimo, e quindi ho preso la felpa, quella grigia con la scritta Hard Rock New York, anche questa che utilizzerò insomma in inverno, in pratica ho fatto la scorta per le cose dell'inverno. Poi sono stata da Urban Outfitters e ho preso due cose. Una cosa è della marca Stassi, non so se avete presente, ma penso di sì perché comunque è molto famosa. Ho preso questa t-shirt davvero molto molto lunga, scusate perché è sgualcita, ma è stata lì per diversi giorni, quindi magari è un po' più, è un po' sgualcita, ma non è colpa mia, giuro. In pratica la marca Stassi, che io già conoscevo però non ho mai trovato qualcosa qui in Italia. E qui ho preso, grazie Candy per abbaiare in questi momenti, ho preso questa maglia con questo disegno dietro che mi sa cioè è molto estivo, cioè ci sono tutti questi colori bellissimi, questa onda fantastica, e qua c'è scritto appunto Laguna, Stassi, e poi insomma il davanti è fatto in questo modo. E io amo questa maglietta non solo perché è rosa, ma per i colori che ci sono, che sono strabelli. Un'altra cosa che ho preso da Urban Outfitters, che ho trovato scontata, è questo crop, anche questo sgualcito, scusate, sempre però era nel sacchetto. E appunto questo crop fatto così, quindi col colletto, e qui c'è una rosa. Questo era in sconto. Questo sinceramente non so, magari si può trovare anche da Urban Outfitters a Milano. E costa $25. Appunto sono delle borse, cioè, quindi accessori. Ho preso lo zaino per la scuola, mi sono portata avanti, diciamo, della JanSport, ed è nero, semplicissimo. Questo qui l'ho preso tipo $36, quindi neanche tanto. Siccome non avevo cioè nel senso lo zaino che ho per la scuola è davvero vecchissimo, distrutto, bucato, qualsiasi cosa, l'ho tirato da qualsiasi parte, quindi avevo bisogno di questo zaino. Poi ho preso una borsa da mare per l'estate, quindi come vedete è enorme,
E ho preso anche questa Victoria's Secret, sempre con lo stesso disegno, perché ormai questo è il disegno del video. E con la scritta pink, qui c'è una cerniera e niente, molto 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 grande. Sempre da Victoria's Secret ho preso quest'acqua profumata, che ha un odore pazzesco. Cioè proprio estate, niente, cioè io la amo questa acqua profumata. Ve la faccio vedere meglio, eccola qua. Vi giuro, ho sentito l'odore e me ne sono innamorata. E poi diciamo che l'acquisto più grande, che adesso vi farò vedere, ci vuole tipo una... Comunque, ognuno se ha la possibilità fa quello che vuole nella propria vita. Questa politica l'ho sempre adottata da sempre e ve l'ho sempre detta, quindi non mi frega se ci saranno commenti. Cioè, nel senso, mi sono ritrovata in quel contesto e l'ho voluta comprare e basta. Anche perché comunque in America la Michael Kors costa meno rispetto a quanto costa in Italia. Comunque, appunto, ho preso questa borsa, che è una borsa rosa, semplicissima, con la scritta M, cioè con le iniziali di Michael Kors, in dorato, cioè dorato, rosa gold, scusate. Ecco qua, volevo abbinarci il portafoglio anche perché il mio è distrutto, cioè a parte che è nero, è tipo in estate veramente tristissimo. Ho deciso di prenderlo uguale alla borsa, faccio vedere. Ecco qui, questo è il portafoglio che in pratica è rosa con la scritta Michael Kors e questo è quello semplicissimo, normale. Questo invece è della nuova collezione che in America era uscita forse da poco, non l'ho capito, cioè la commessa mi ha detto qualcosa in inglese e io tipo ero così, cosa sì, ok, va bene. E nulla, ho preso questa borsa e i miei acquisti sono finiti. Non vedo l'ora di fare gli altri due video rispetto a questa vacanza perché voglio che voi sappiate come mi sono sentita. E nulla, io vi mando un bacione, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!